Sì, un gran onore per me essere qui con tutti la cittadina di Ortona, di Luciano, con molti canadesi di origine italiana, militari, ufficiali canadesi e italiani. Realmente tutti sono qui per onorare i soldati canadesi durante la guerra mondiale II qui in Ortona. Per noi era una battaglia molto molto forte, con una peso di una perdita di 1300 più soldati qui in Ortona, ma anche importantissimo per la memoria di avere alcuni studenti con noi oggi, perché la memoria è lo più importante per evitare la guerra, per evitare la morte, evitare e per avere la pace. Qual è il simbolo del Remembrance Day Poppy? Thank you for asking. The beautiful poppy. It is a remembrance of all those who have fallen in the wars, in the First World War, the Second World War. It comes from a very famous poem, and it was read here today in Flanders Fields, and the poppies grow. And it refers to the tombstones and all of the poppies that are growing, and it calls upon us to remember. So this is why we wear this during the month of November, to remember all of those who've fallen for us in the fight for liberty and peace. Un simbolo dei caduti, è un simbolo che il Canada e tutti i paesi, anche non solo canadesi, come hanno adottato per ricordare i caduti della prima e della seconda guerra mondiale. E viene da un poema molto famoso, è stato recitato oggi in Flanders Fields, appunto ricordare i papaveri che crescono sulle tombe dei ragazzi caduti. Grazie. 2018, Remembrance Day a Ortona. Siamo nel cimitero canadese di Ortona, Contrada San Donato. Cos'è il Remembrance Day per il comune di Ortona? Ecco il sindaco. È un atto dovuto di riconoscenza verso tutti i giovani canadesi che giacciono qui e che hanno sacrificato la propria vita per la libertà, per la nostra libertà, per la democrazia. Se oggi noi siamo qui è grazie a loro, e Ortona deve riconoscere, deve ringraziare ogni giorno, onorare ogni giorno, e non solo l'11 novembre, il tributo che questi giovani hanno dato.